Buongiorno a tutti, gente varia ed eventuale. I miei erano soliti dire: chi ben comincia è a metà dell'opera, e l'ho sempre ritenuto un prezioso consiglio. Fare bella impressione il primo giorno di scuola, di lavoro, in un nuovo gruppo di amici, di studio, sportivo. Partire già da piccoli col piede giusto è fondamentale, insomma, anche per una rapina in banca. Il ladro d'arte 16enne che diventò ricco vendendo all'asta opere d'arte. Generalmente quando uno pensa a un ladro d'opere d'arte gli viene in mente un attore hollywoodiano alla George Clooney, equipaggiamento high tech, stile di vita da playboy annoiato e il cui unico difetto è quello di non poter passare attraverso raggi laser ballando un sensualissimo tango argentino a causa delle dimensioni esagerate del proprio pene. Ma si sa, Hollywood non è mica la vita reale. E Lawrence McCall, studente sfigatello che saltava a scuola per andare a visitare musei fissando opere d'arte per ore e ore, non nasconderà certo un membro degno di un capo tribù africano, ma due palle di dimensioni bibliche non gliele leva nessuno. Lawrence era talmente estasiato da ciò che i suoi occhi vedevano che dopo aver speso una quantità astronomica di soldi in biglietti d'ingresso ai musei, capì che con tutti quei soldi avrebbe potuto comprarselo direttamente un bel quadro. Così ne scelse uno e se lo portò a casa. Poi un altro e un altro ancora, fino a tappezzare le pareti della sua cameretta con oltre 20 dipinti per un valore totale di più di $300,000. E quale elaborato piano aveva mai congegnato questo genio del male? Staccava il quadro dal muro, lo appoggiava fuori dalla finestra, usciva, prendeva il quadro e tornava a casa. Non proprio originalissimo, ma se funzionava. Dopo un po' Lawrence cominciò a stufarsi dei soliti quadri e allora decise di rivenderseli, dato che non poteva andare da Les Gold e dirgli: "Hey, quanto mi daresti per questo Picasso?" Che poi senza la scatola non gli avrebbe dato un cazzo. Decise di chiamare Sotheby, una delle più famose case d'aste al mondo, e chiedergli se volevano vendere i quadri per lui. Accettarono senza neanche farsi una domanda. Con i profitti cominciò a vivere la sua vita da nababbo. Si comprò una Jaguar, un appartamento di lusso a Filadelfia e si ricoprì di gioielli. E nonostante l'enorme numero di prove che si lasciò dietro, l'FBI ci mise 3 anni per scoprirlo. E poi ci lamentiamo dei carabinieri. La cosa bella è che lo arrestarono per guadagni illeciti e vendita di opere d'arte. In tribunale nessuno riuscì a provare che fu lui in persona a rubare i quadri. Le due ragazzine che rapinarono una banca e ne uscirono pulite. Prima, quando vi ho parlato di un ladro d'opere d'arte, penso abbiate immaginato un tipo elegante e raffinato. Come adesso, parlando di rapine in banca, uno si immagina passamontagna, fucili a pompa e parolacce. Ed effettivamente è così. Solo che dietro le maschere c'erano due ragazzine di 12 e 14 anni. Due piccole rapinatrici dell'Ohio riuscirono a portare a termine un colpo rubando una quantità non dichiarata di denaro. Il che significa una cifra talmente alta da essere troppo imbarazzante da rivelare. Così, mentre la 14enne era dentro la banca passando alla cassiera un foglio con scritto: "Questa è una rapina, tira fuori i soldi, ora però a zero tutte le tue Barbie", la 12enne stava fuori a fare da palo, dando un occhio alla polizia e un occhio allo zucchero filato. La cassiera, prendendo molto seriamente la minaccia, alleggerì la banca di una bella somma di denaro. E solo quando la ragazzina terribile se ne andò via, decise di chiamare la polizia. Polizia che, nonostante un massiccio dispiegamento di agenti, cani ed elicotteri, non riuscì mai a prendere le ragazzine. Ma grazie ad alcune banconote segnate, niente, non riuscirono a prenderle lo stesso. Il ragazzino che diventò ricco truffando in borsa. Io non seguo molto la finanza, ma una cosa della borsa l'ho capita: nessuno capisce un cazzo di borsa. La gente si limita a comprare azioni dal nome accattivante, pregando Dio che l'azienda di Spalaneve, su cui ha riversato tutti i suoi risparmi, li faccia diventare milionari prima della prossima glaciazione. Ma Jonathan Lebdeb era un ragazzino che qualcosa di borsa l'aveva intuito e semplicemente decise di manipolare il mercato globale, trollando internet e facendo credere alla gente che sapeva ciò di cui stava parlando. La strategia era molto semplice. Il primo passo era stato quello di creare centinaia di account diversi su vari siti di finanza. Grazie a questi account dava consigli su vari forum, siti e chat, consigliando quali azioni comprare. Poi comprava azioni a bassissimo costo e consigliava di comprare le azioni su cui lui aveva investito. Il prezzo delle azioni sale, lui le vende e diventa fottutamente ricco. Nel suo primo colpo comprò azioni
canzoni per $2.50, rivendendole poi a 20, ricavandoli circa $19.000. E nei 5 mesi successivi, con questo semplice trucchetto, guadagnò più di $800.000, fin quando il mondo si accorse che c'era qualcuno che manipolava il mercato. E lui fu la più giovane persona messa di fronte alla legge per frode. Quando i suoi genitori lo scoprirono, ne furono alquanto orgogliosi. E di fronte al giudice suo padre disse: "Mio figlio ha lavorato parecchio per raggiungere quei risultati, quei soldi se li ha guadagnati, non è mica andato in giro a rubare ruote delle macchine. Perché imbrogliare gente su internet per manipolare il mercato non è illegale come rubare ruote." Sta di fatto che le argomentazioni della difesa funzionarono e Jonathan fu costretto a restituire $300.000, potendone tenere oltre 500.000 per sé. Il dodicenne solitario che causò un aumento del crimine del 500%. I residenti dell'Essex in Inghilterra hanno vissuto un'ondata di crimine durata per 6 lunghi anni, che è costata ai residenti più di £1.000.000 in beni rubati dalle loro case, e un aumento del crimine del 500% nella sola cittadina di Chelmsford. Tutto causato da un lievissimo aumento della criminalità organizzata, dello spaccio e da Bradley Wernham, dodicenne che iniziò con qualche casa, un pub e un paio di chiese, giusto per essere sicuro di aggiudicarsi il suo biglietto per l'inferno, e finì con rubare Mercedes, Audi e Porsche. Quando finalmente venne beccato, fu accusato di 17 furti con scasso, il che lo faceva sembrare alquanto un dilettante. Così si autoaccusò di altri 645 crimini, tornando a casa con lo sbalorditivo risultato di 662 tra rapine e furti. E come lo arrestarono? Beh, quando si trasferì videro il livello di criminalità del suo vecchio paese scendere, mentre quello della sua nuova città salire. Nonostante il numero incredibile di furti commessi, fu condannato a 150 ore di servizi sociali e obbligato ad andare a scuola, fin quando non lo beccarono ancora a rubare. E la seconda volta non furono così gentili. Un ragazzino cieco che aveva sotto il suo comando un team di SWAT. Matthew Wegman era un ragazzino cieco dalla nascita, che dopo aver fallito nel tentare di diventare Daredevil decise di passare dalla parte dei cattivi. Così, a soli 11 anni, sì, non ci ha provato poi molto a stare dalla parte dei buoni, decise di diventare un fracker, ovvero un hacker che sonda e scansiona network telefonici cercando falle da sfruttare. E visto il suo udito molto sviluppato, era dannatamente bravo. Riusciva a memorizzare numeri di telefono solo ascoltando i toni dei tasti quando venivano premuti. E imitando perfettamente le voci, questo gli permise di raccogliere dati dalle più grandi compagnie telefoniche statunitensi, finché un giorno riuscì a entrare nell'account di un supervisore di queste compagnie, rubando i dati dei clienti, compresi i numeri delle carte di credito che usò per comprare attrezzatura per sé e i suoi compagni. Ma il vero salto di livello doveva ancora farlo. E come tutte le più grandi opere dell'uomo, venne fatto per amore. Amore che una ragazzina non corrisponde. Così lui pensò bene di mandare a casa di lei la SWAT per far arrestare suo padre. Una volta entrato nel network della polizia, riusciva a manipolare talmente bene il sistema da far credere che un neonato avesse rubato un furgone e stesse per assaltare la Trump Tower. Passò così divertenti pomeriggi distruggendo vite e annientando chi gli stava antipatico. La cosa bella è che aveva solo 14 anni e la polizia non avrebbe potuto toccarlo se avesse smesso prima dei 18. Cosa che, vista la sua furbizia, non fece. A 19 anni cercò di mettere false prove sul conto dell'investigatore che stava indagando al suo caso, cercando di farlo licenziare. Ne ricavò 135 mesi di carcere e la SWAT stavolta non corse in suo aiuto.